un'amicizia che andava al di là del particolare ruolo istituzionale o politico in ognuno di noi. Quindi davvero raccontare questa storia, raccontarla in un piccolo libro, per me è stato molto importante. L'amico francese per Tito Barbini era l'ex presidente della Francia, François Mitterrand, ed è anche il titolo del suo ultimo libro, L'amico francese Mitterrand, Berlinguer, Craxi e quella volta che si poteva cambiare la sinistra in Europa. Mitterrand e Barbini erano giovani pieni di ideali, entrambi già sindaci delle loro rispettive cittadine quando si conoscono. Il libro racconta quanto successe e soprattutto quanto non successe con Cortona e la Toscana al centro di una vicenda che forse avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. I loro incontri hanno fatto sì che un giorno Enrico Berlinguer chiedesse a Barbini di mettere in piedi un incontro proprio tra Berlinguer e Mitterrand. Probabilmente se quell'incontro, e poi non venne, pare, per un intervento un po', come dire, a gambe tesa dell'allora segretario socialista italiano, se quell'incontro vi fosse stato, probabilmente molti anni prima della caduta del muro di Berlino si sarebbe aperto tra i riformisti europei un percorso nuovo. Quindi davvero L'amico francese, il libro di Tito, lo raccomando, è divertente ed è assolutamente interessante la sua lettura. Io ero presente al congresso del Partito Socialista di Metz, alla conclusione del congresso, la presenza di tutti i segretari dei partiti dell'Europa o del mondo, la presenza di capi di Stato, lui nella scena finale salutò il sindaco di Cortona, il sottoscritto, questo naturalmente mi commosse perché fu molto, molto bello da parte sua. Però nel libro racconto una cosa più importante, che è quella appunto del mancato incontro tra Berlinguer e Mitterrand. Berlinguer mi chiese di organizzare questo incontro a Cortona nel 1978, questo incontro doveva essere un incontro importante per la sinistra europea, forse doveva segnare un passo ulteriore del Partito Comunista Italiano verso la socialdemocrazia europea, ma l'incontro non avvenne perché appunto ci fu da parte di Bettino Craxi, i socialisti italiani, diciamo così, l'impedimento che questo incontro avvenisse. E questo evidentemente 10 anni prima della caduta del muro di Berlino è stato un fatto abbastanza negativo per le sorti della sinistra europea.